Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente parliamo delle idee regalo per il 2021, utili e originali. Ho fatto una selezione dei migliori regali, quelli che proprio io regalerei alle mie amiche, al mio fidanzato, ai miei genitori, alla mia famiglia, cugini, sorelle, fratelli. Ho pensato veramente a tantissime idee perfette per qualsiasi tipo di persona. In questo video ci saranno idee sotto i 30 euro e sotto i 100 euro, mentre venerdì prossimo, segnatevi la data, iscrivetevi, ci sarà il video dedicato ai regali sotto i 10 euro, quindi vi aspetto. Come potevo non iniziare questo video dedicato alle idee regalo Natale 2021 con i giochi da tavolo? Personalmente li amo tantissimi e penso che sia un regalo perfetto per tantissime tipologie di persone. Ce ne sono tantissimi, giochi di parole, giochi di ruolo, veramente Amazon è pieno. Io adoro Tabù, Monopoli, Risico, i classici giochi che ci sono da tantissimi anni. Lo vedo benissimo per una coppia di amici che è andata a convivere da poco e la serata giochi per me in inverno è bellissima e penso che questo sia un regalo veramente azzeccato per Natale. Altro regalo che vi consiglio di fare, questo è più per una persona che conoscete bene, sapete i gusti di questa persona, le passioni, gli interessi. Sto parlando di un libro, ma non un libro qualunque, non un libro di narrativa appena uscito, una novità, un libro specifico pensato proprio per quella persona. Ad esempio io l'anno scorso ho ricevuto un libro che mi ha stupito e mi è piaciuto un sacco come regalo, un libro su Netflix, sui dietro le quinte dell'azienda, perché ha così successo. Io sono un sacco interessata a queste cose, perciò la mia amica mi conosceva bene e sapeva che quel libro poteva essere per me e infatti l'ho apprezzato un sacco. Esempi di libri per gli amanti di vari settori ve li lascio in info box. Voglio che questo video vi sia molto utile e che troviate il regalo di Natale perfetto. Poi ho pensato di includere una cosa un po' specifica, nel senso che è di un certo negozio, ma va tantissimo di moda su TikTok e secondo me a una ragazza potrebbe veramente piacere. Regalare un profumo di Zara. Allora, ci sono tantissime persone che dicono che questi profumi di Zara siano i dupes di profumi molto famosi e molto costosi e questo potrebbe essere un ottimo regalo per una delle vostre amiche, secondo me. Prossimo regalo, ragazzi, questo lo vedo benissimo magari per una persona che ha una casa, vive in una casa, quindi non con i genitori, ma non solo, magari una zia, una mamma, una suocera, una nonna. Secondo me il regalo perfetto e anche molto bello esteticamente, anche lussuoso in certi casi, è una candela. Non una candela economica, non una candela bruttina, una candela che abbia anche un packaging carino, pensato, non una candela banale, una candela che faccia anche da oggetto di decoro per la casa. Altro regalino, questo magari per la migliore amica, un'amica con cui avete molta confidenza, o anche una sorella potrebbe essere, o un fratello, anche se, boh, io non regalerei questa cosa. Un'idea è un completo intimo rosso. Soprattutto sotto Capodanno c'è la tradizione, poi io non lo faccio mai sinceramente, non so se voi lo fate, di indossare un nuovo completo intimo rosso per che porti fortuna, non so. E io ad esempio mi ci vedo tantissimo a scegliere il completino per una mia amica, una di cui conosco i gusti e è anche una cosa molto carina, secondo me. Insomma, può essere un bel regalo. Altro regalo, qui andiamo su una cosa che può essere adatta a tantissime persone, soprattutto agli amanti del vino. Perché sto parlando di un set magari, ho trovato questo set su Amazon che secondo me è super carino per un regalo carino, semplice, ma anche confezionato bene, come vedete. Io l'ho pensato ad esempio per un cugino, comunque una persona a 30-40 anni. La scatola di legno poi si potrà riutilizzare, quindi secondo me questo è un regalo veramente azzeccato. Ragazzi, prossimo regalo, questo mi ha fatto impazzire come idea. Tra l'altro questa idea me l'ha data un mio amico. Pazzesca, preparatevi. Io appena l'ho scoperto che esisteva questa cosa ho detto wow, è un'idea regalo perfetta, lo devo mettere nel video delle idee regalo. E sto parlando del personaggio Lego personalizzato. Cioè, quanto è carino, quanto è carino. Se un vostro amico ama i Lego, questo sarà il regalo perfetto. È super carino, adorabile. E poi avere un personaggio personalizzato è sempre bellissimo. E fa anche capire alla persona che hai pensato questo regalo proprio per lei. È stupendo, stupendo, stupendo. Pensateci, tra l'altro non costa nemmeno tanto realizzarlo. Perfetto per fare un regalo. Poi, come non includere nei regali di Natale anche un regalo come questo, che contiene tantissime tisane diverse. Questo può essere il regalo ideale per una zia, una nonna, qualcuno che è appassionato magari di bevande calde e di tisane. Mi piace molto come idea, mi piace anche perché appunto c'è il contenitore famoso che
da riutilizzare sempre. Proseguiamo con questa idea qui, ovvero ve la faccio vedere subito perché so che molti di voi sapranno riconoscere cos'è, è una cosa famosa e secondo me regalare a Natale è fantastico, cioè è il periodo esatto. E il calendario filosofico, poetico, ce ne sono tantissimi per ogni tipo di personalità. Io preferisco quello poetico perché lo trovo molto carino, ogni giorno aprire e leggere una frase un po' poetica. Ci sta. Un regalo dato a tantissime persone, quindi qui lascio a voi la scelta della persona a cui regalarlo. Poi ragazze vi faccio vedere questo regalo troppo simpatico, letteralmente io lo definirei simpatico, da fare magari a degli amici, per me è un'idea geniale, l'ho visto, ho detto devo inserirla in questo video. Sto parlando di questo set della Tavernello, che è un brand di vini. Ha fatto dei packaging un po' più luxury ultimamente e questo è un set super carino, tra l'altro costa veramente poco, vi lascio il link giù. E magari da abbinare a qualcos'altro, perché il brand Tavernello non è associato a qualcosa di luxury e quindi magari potrebbe sembrare una cosa cheap, ma ragazze secondo me è troppo carino e simpatico questo regalo. Regalo adatto a un amante del make up, magari una sorella più piccola, una vostra amica, una qualsiasi persona. Ho pensato di includere delle palette occhi, io ve ne metto due opzioni perché una è neutra, l'altra è un po' più particolare con dei colori più brillantinati. Costano veramente poco, le palettine fatte in questo modo sono veramente utili, tascabili, adatte per un regalo di Natale. Ragazzi, il prossimo regalo io so già chi regalarlo a Natale quest'anno e penso che anche voi abbiate una persona, quella persona nella vostra vita che potrebbe apprezzarla, infatti ve lo condivido, cioè voglio dirvelo anche a voi. Sto parlando della padella per fare i pancake e voi mi direte: ma va bene anche una padella normale? Lo so, è vero, è solo che come regalo di Natale per quella persona che è appassionata di pancake, che se li fa ogni mattina, questa padella è secondo me un must per quella persona. Altra idea regalo sotto i 30 euro, ho pensato in questo caso magari a dei vostri amici, quegli amici che hai sempre il dubbio su che cosa regalargli a Natale. Ho pensato a un set di birre perché ho pensato che nel mio gruppo di amici maschi il 90% di ragazzi appunto è appassionato di birre, gli piace provare birre nuove, hanno tutti i loro gusti, io di birre non ci capisco niente, vi dico la verità, mi piace più il vino, quindi ho pensato a un set di degustazione birre, insomma lo vogliamo chiamare così, però secondo me è un'idea molto carina, originale, che una persona potrebbe apprezzare. Poi come non includere la tazza adatta alla persona a cui l'ha regalata, ad esempio se quella persona è appassionata di make-up, se quella persona è appassionata di una serie TV, ci sono tantissime tazze dedicate a quei settori. Pensate alle passioni, agli interessi, a cosa piace a quella persona e spulciate un po' i siti, vedrete che ci sono tantissime tazze dedicate alle passioni delle persone, vi giuro, c'è un mondo di tazze lì di fuori. Ultima idea regalo sotto i 30 euro sono i regali fai da te, quindi quelli che li componi tu, li realizzi tu, li crei tu. Può essere una torta, dei biscotti, una box. Tra l'altro su Instagram sto facendo una serie dedicate alle idee regalo per questo Natale, quindi andate a vedere quei video perché ci potrebbero essere le idee adatte a voi. Ok, proseguiamo con i regali sotto i 100 euro. Secondo me c'è sempre una persona della nostra vita a cui vogliamo dedicare più attenzione, vogliamo magari ringraziarla per qualcosa che è successo magari durante l'anno, vogliamo anche fargli un regalo più grosso, più sostanzioso, insomma anche un regalo più costoso, e questa categoria è proprio dedicata a quelle persone. Come non posso includere in queste idee un viaggio? Secondo me il viaggio è la cosa più bella che si può regalare a una persona, a un fidanzato. La trovo un'idea bellissima perché vi permetterà di fare un'esperienza insieme a quella persona, perché ve lo regalerete anche a voi stessi. Potete benissimo prenotare volo e hotel sotto i 300 euro in totale per due persone, ci sono tantissime idee viaggio low cost, anche sotto 100 euro vi potete fare un weekend fuori, ma questo ovviamente potete avere budget illimitato. Se volete regalare un viaggio alle Maldive al vostro fidanzato, beato lui. Poi altro regalo sono una giornata alle terme. Secondo me in inverno è bellissimo e super rilassante passare una giornata di coppia insieme o anche con le vostre amiche. Piscine termali con l'acqua calda, la pelle che diventa morbidissima. Sotto Natale è perfetta come idea regalo. Poi ho pensato a un gadget tecnologico.
Ad esempio, io sotto il Black Friday mi sono autoregalata le AirPods, le ho pagate 99 euro e può essere un'idea molto carina. Poi ho voluto includere in questa lista una piastra, un ferro di un brand buono, di qualità. Questo può essere un regalo veramente molto utile e apprezzato. Infine, ultima ma non meno importante, una borsa di lusso. Vi lascio giù nell'info box alcuni siti dove potrete spulciare, prendere delle idee, vedere i prezzi, qualsiasi cosa. Regalare un oggetto di lusso sotto Natale sicuramente sarà molto apprezzato sia da uomini, donne, qualsiasi tipo di persona. Se questo video vi è stato utile e vi ho dato almeno un'idea per i vostri regali di Natale, fatemelo sapere nei commenti e lasciate un mi piace. Io vi aspetto lunedì nel prossimo video e venerdì per il video dedicato ai regali di Natale sotto i 10 euro. Vi ringrazio tantissimo di aver visto il video fino a qua e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Un bacio!